buonasera, grazie dell'invito a Roberto, che ho conosciuto veramente per caso e per caso sono nati una serie di cose. Io sono insegnante oltre che scrittrice di poesie per passione e con lui sono germogliate delle iniziative come germogliano in classe a volte anche sull'improvvisazione di quello che si genera tra chi ascolta e chi parla. E quindi ci siamo scritti un po' di volte e abbiamo cominciato a creare delle azioni di poesia e lui mi ha detto guarda che ce n'è una che è già creata in realtà e quindi mi ha permesso di partecipare. E io partecipo con alcuni testi che ho scritto e che sono parte del libro che si intitola Le voci dal mare, perché in realtà io sono originaria di Castinelle e a Castinelle c'è un sito dove una volta c'era il mare, quindi forse ne sono rimasta un po' affascinata e un po' ce l'ho nelle cellule e un po' perché ho avuto un periodo tutto mio che ho passato tanto, proprio tanto al mare, e mentre io pensavo fosse un periodo disastroso in realtà mi ha portato dei versi che ho potuto scrivere. Quindi in questo libro, e poi vi porto tre poesie che ho incluso, una è proprio nuova, c'è sia la mia poesia che quello che porto con i ragazzi, quindi lo scrivere poesia su degli esercizi che a volte possono essere creativi e fantasiosi, però nell'osservarli mentre magari loro sono anche in ansia o stanno affrontando le loro prove si scoprono tantissimi mondi e quindi dialogare con loro e con questi mondi mi ha permesso di creare anche questi piccoli esercizi. E quindi inizio con la prima poesia che vi presenta un po' in alto modo, forse un po' più giocoso, quello che sono io. Sono emozionata. A volte, come il mare, io mi frango in tante onde, ma non so che c'è la spiaggia, o anche il surfista alla ricerca. Non so che sul bagno asciuga vi è refrigerio per le nonne e che tra i cavalloni si sfida gagliarda la gioventù. Cerco corallo sui fondali, mi nascondo, parlo muta con i pesci, richiamo i mulinelli per ritrovare la mia energia. Mi allungo verso gli abissi e poi mi raccolgo nelle grotte. Alla fine è il sorriso di un bambino che gioca con la schiuma e mi chiama sulla sabbia. Allora lo ricordo, sono solo un'onda. E poi porto questa poesia che invece è dedicata ai nonni che mi hanno dato questa forza di essere qua oggi. Cade la nebbia tra i palazzi e io ti vedo comparire. Le case sembrano filari e tu contempli la tua vita. So che vorresti correre a zapparla, a rassicurarti che produce. Immobile invece ti arrendi al gelo e io con te sulla soglia della tua sera. Resto in braccio al tuo silenzio, ancora acceso attorno a quel fuoco, e mi vesto delle mani che tessevi dentro al vino. Con le dita che tremavano, tu calzavi la tua attesa, ed è quella fiducia nell'inverno che è una coperta per me ora, è tutto ciò che mi permette di restare. Poi chiudo con l'ultima, ho fatto anche un viaggio tra dei frammenti dove ci sono pochissime parole, quindi le lascio qua ancora nelle pagine, che mi ha anche cambiato umanamente, è un viaggio nell'amore direi e nella riconoscenza della voce delle donne e quindi la poesia recita così. Ed ora sono donna, così finita, una meraviglia. Dopo i giorni della mia vita. E basta, vi saluto con questa che è la sintesi proprio del libro e mi piace un sacco. Quindi questa piace a me e la recito.
Spero anche per voi. Come un tatuaggio, la tua presenza nella mia vita. Ogni singolo attimo, ogni condivisione era una trama cucita dalla tua voce sulla mia pelle. Ora, il rosso scarlatto del fiore che sboccia sulla mia schiena è di baci fioriti ed è il profilo del loto. Respira e mi dipinge le ali.